Buongiorno ragazzi, oggi vedremo come rappresentare su AutoCAD il logo, della casa costruttrice di auto Volkswagen. Una volta avviato AutoCAD, cliccheremo su Inizia disegno. Io per comodità andrò a disattivare la griglia che visualizzo qui sull'area di lavoro, andando sulla barra di stato, andando a cliccare appunto sull'icona, griglia. Oppure lo posso fare anche con il tasto F7. Una volta fatto questo, andrò praticamente a rappresentare i cerchi con diametro 100, quello più grande, e il secondo cerchio più piccolo con diametro 83. Quindi posso andare direttamente su cerchio, però in questo caso mi dà il comando cerchio centro raggio. Quindi posso andare o qui. E poi andando a cliccare successivamente su diametro qui nella barra dei comandi, oppure posso andare a selezionare direttamente il comando cerchio centro diametro. Clicco su questo. Come primo punto darò un punto a caso sull'area di lavoro, quindi specifico questo come centro del mio cerchio. Diametro abbiamo detto 100. Invio. Vado a fare uno zoom, quindi mi avvicino col cursore. E con la rotella del mouse vado a zoomare. Cliccando sulla rotella del mouse mi posso spostare il mio disegno, il mio cerchio. Di nuovo cerchio. Tramite lo snap punto centrale vado a trovare il centro di questo cerchio. Diametro 83 in questo caso. Esco dal comando col tasto ESC e adesso vado a rappresentare una linea che parte dal quadrante di sinistra fino al quadrante di destra. Ovviamente mi escono gli snap quadrante perché qui ho già attivato lo snap quadrante perché c'è la spunta. Ad esempio, nudo non è attivo perché non vedo la spunta e così via. Quindi, se non vi escono gli snap quadrante, andate nella sezione Snap, quindi cliccando su questa freccetta vi aprirà questa tendina e andate a controllare che siano attivi quelli che vi serviranno, no? Linea, quindi da questo quadrante fino a questo quadrante, ESC, dopodiché offset. Andrò praticamente a realizzare un offset di questa linea a 1,25 verso l'alto, a distanza 1,25 verso il basso. Perché? Perché se io vado a vedere sul nostro disegno, anche se ingrandendolo si vede male, mi dice che queste due linee sono a distanza 2,5. Quindi se io sto al centro farò un offset di 1,25 diviso sopra e 1,25 verso sotto, in modo tale che la distanza tra queste due linee sia 2,5. Quindi offset, specificare la distanza di offset 1,25. Mi raccomando, 1,25, mai 1,25, eccetera, eccetera, perché la virgola su AutoCAD la utilizziamo per separare le coordinate, la coordinata dell'asse X dalla coordinata dell'asse Y. Quindi i numeri decimali, sempre il punto, 1,25. Invio, seleziono l'oggetto di cui eseguire l'offset, in questo caso questa linea orizzontale. Clicco in un punto, diciamo sul lato in cui voglio copiarla, quindi vado verso l'alto e clicco, la prendo di nuovo, quella centrale, vado verso il basso e clicco. Adesso, dalla linea praticamente, questa qui la posso cancellare, quindi ci clicco sopra e la vado a cancellare. Dalla linea superiore, no? Che cosa posso andare a fare? Posso far partire un'ulteriore linea verticale lunga 10. Linea, clicco qui e salgo verso l'alto di 10. Per sicurezza attivo orto che mi permette appunto di fare linee orizzontali o verticali, quindi salgo in alto verso l'alto di 10, invio. Mi sono ricavato il punto finale di questa linea, che sarebbe il punto da cui partiranno queste linee inclinate. Che inclinazione hanno queste linee? Queste linee hanno inclinazione praticamente, tra loro ci sono 48 gradi, però prendendo come riferimento questa linea abbiamo praticamente la metà, quindi 24 gradi.
Ovviamente sappiamo che su AutoCAD questo indica 0 gradi, questo l'angolo sarebbe a 90 gradi, quindi 90 meno 24, questa linea è inclinata a 66 gradi, partendo dallo 0, che è il riferimento allo 0 gradi, che è questo il riferimento di AutoCAD. Quindi linea, clicco in questo punto, posso disattivare orto, tanto non mi serve più, e adesso tramite le coordinate polari andrò a rappresentare questa linea. Quindi le coordinate polari, relative polari, chiocciola, che sta per coordinata relativa, poi dopodiché si mette la lunghezza, io la farò più lunga, tanto poi la andrò a tagliare, 50 ad esempio, minore, e poi l'angolo, abbiamo calcolato che sono 66 gradi. Invio. Esc. Questa è la mia linea, è venuta un po' più lunga, però non c'è problema, la posso andare a tagliare successivamente. In questo caso, specchio, è inutile andare a fare il calcolo e andare a fare l'altra linea. Direttamente specchio, selezionare gli oggetti, in questo caso vado a specchiare questa linea, invio, e lo specchio lo appoggio qui. Cancellare gli oggetti sorgente, ovviamente no. Dopo aver fatto questo, posso andare a fare un offset a distanza 10. Di che cosa? Di questa linea verso questa parte e di questa linea verso quest'altra parte. Questa linea qui, e anche questa, avrò bisogno di estenderle, quindi ci clicco sopra e vado praticamente ad estenderle fino a questa intersezione qui. Esc, lo stesso faccio da questa parte. Un'altra modifica che dovrò fare è quella di andare a tagliare la parte che non mi serve, quindi andrò su taglia, seleziono questo cerchio come limite di taglio, invio e vado a tagliare tutte queste parti che non mi servono più. Adesso posso andare a specchiare quello che ho costruito nella parte inferiore, quindi specchio, selezionerò questa, questa, questa e questa, invio e posso andarla a specchiare praticamente andando ad utilizzare come specchio questo quadrante, o se avete ancora la linea che abbiamo disegnato prima, i punti iniziali e finali di quella linea, e quest'altro quadrante. Ovviamente cancellare gli oggetti sorgente no. Posso andare a cancellare questa linea, non mi serve più. Posso andare già a fare un piccolo taglio qui, no? Magari vado su taglia, seleziono come limite di taglio questa linea, quest'altra, questa e questa. Questo lo potevamo fare anche prima, in modo tale che ribaltandolo non avremmo dovuto fare due volte, diciamo, questo passaggio. Però è la stessa cosa. Taglia, ho selezionato i limiti di taglio, invio, vado a tagliare queste due e queste due. Inizia leggermente ad assomigliare a questo. Adesso io ho questo punto qui e mi andrò a copiare una linea con quell'inclinazione e poi ad estenderla. Quindi copio ad esempio questa, tasto destro, la seleziono. Poi posso fare o tasto destro copia, oppure selezionarle e andare su copia, oppure andare prima su copia e poi selezionare gli oggetti, è la stessa cosa. Mi chiede specificare il punto base. Come punto base specifico questo e la vado a copiare in questo punto. Esc, stessa cosa faccio di qui, quindi la seleziono, tasto destro, copia. Come punto base specifico questo punto e la vado a copiare in questo. Queste due linee abbiamo detto le dobbiamo estendere, quindi clicco sopra la linea, clicco in questo punto fino all'intersezione. Clicco su questa linea, clicco in questo punto fino all'intersezione. Offset, la distanza tra le due linee sarà sempre 10, quindi l'abbiamo già specificata prima, non vado a rimettere 10, mi basterà premere invio. Clicco su questa e la copio verso questa parte. Clicco su questa e la copio verso questa parte. Stesso discorso di prima, questa la devo estendere.
E anche questa. Primo ESC. Adesso assomiglia ancora di più al disegno finito. Dovrò andare ad utilizzare il comando tagliano per rifinire il nostro disegno. Quindi, siccome devo fare dei ta molti tagli, no? Non vado in questo caso a selezionare i reali limiti di taglio, ma andrò a fare taglia. Premerò o tasto destro del mouse nel vuoto, oppure premerò invio. Che cosa sta a significare? Che seleziono tutto ciò che è nell'area di lavoro come limite di taglio. Quindi invio e vado a tagliare questa parte che non mi serve, questa parte, tutte quelle parti. Che non mi servono. Una volta finito con il comando taglia, posso premere esco o invio o barra spaziatrice. E questo praticamente è il logo Volkswagen finito. Identico al nostro disegno base, anzi forse anche migliore. Allora, per oggi è tutto.